Analizzare le procedure interne e razionalizzarle per renderle più efficaci sono passaggi fondamentali per le amministrazioni che vogliano rafforzare la propria capacità istituzionale. È quanto è stato fatto dall'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana nell'ambito del progetto Nuovi Percorsi, gestito da Forma S.p.A. Grazie al progetto, l'Assessorato si è dotato di un sistema informatico per facilitare e velocizzare le attività di gestione del contenzioso. Io sono il responsabile del servizio contenzioso del Dipartimento della Formazione Professionale. Mi occupo del contenzioso sia per il Dipartimento della Formazione Professionale che per il Dipartimento dell'Istruzione. Gestisco in sinergia con gli altri uffici i contenziosi che interessano l'assessorato e che in primo luogo riguardano i giudizi che contrappongono lo stesso assessorato agli enti della formazione professionale ovvero a dipendenti del sistema dell'istruzione. Un altro ambito del quale mi occupo è quello relativo al recupero crediti. Si può trattare di crediti derivanti da provvedimenti di revoca dei finanziamenti. Va da sé che trattandosi di processi che vedono coinvolti più soggetti, le questioni che si pongono sono questioni che attengono proprio alla capacità da parte nostra di fare in modo che i rapporti tra gli uffici siano fluidi. Le informazioni che devono necessariamente essere nella disponibilità del mio servizio sono in possesso ora di uno dei servizi di gestione, ora del servizio rendicontazione, ora del servizio che si occupa di accreditamento. E quindi il mio servizio è nella necessità di doversi coordinare, registrare, acquisire per poi rielaborare queste informazioni e poterle trasmettere all'Avvocatura dello Stato a fini difensivi oppure farle diventare le informazioni necessarie per i provvedimenti di recupero dei crediti. Finora ci siamo avvalsi della strumentazione di un sistema, diciamo, gestionale un po' embrionale, un po' artigianale. Con il sostegno di Nuovi Percorsi abbiamo progettato un sistema informatico per la gestione del contenzioso. Lo sviluppo di uno strumento efficace richiede un impegno di riprogettazione dei processi. Questa diventa anche un'occasione per accrescere la consapevolezza dei processi interni e per far emergere conoscenze implicite che diventano patrimonio condiviso. La strutturazione ha richiesto una analisi molto approfondita di ogni procedura, i processi che necessariamente sono articolati in fasi, livelli, solo da un lavoro molto meticoloso, approfondito e dettagliato è stato possibile pervenire alla definizione di questo progetto. L'applicativo, denominato SIGEC, ottimizza la gestione di tutte le fasi di lavorazione e agevola le interazioni tra i soggetti coinvolti, poiché consente il censimento in una banca dati centralizzata dei dati afferenti a procedura esecutiva presso terzi, contenzioso, recupero crediti. Un sistema integrato consente al dipendente di vedere sia a livello di organo strategico, quindi gli organi di vertice, che a livello di strutture intermedie, quindi dirigenti dei servizi, che anche a livello più operativo, quindi funzionari, gli istruttori, troveranno queste informazioni coordinate e concatenate fra di loro, quindi ne capiranno la logica, il flusso, lo sviluppo, poi lo sbocco, quindi avranno una visione chiara di come gli input che ciascun ufficio immette dentro il sistema si trasformano in output e soprattutto rende efficiente la gestione delle stesse informazioni che non vengono disperse in mille rivoli ma sono accentrate e concentrate in una determinata area, aumentando la nostra, diciamo, capacità lavorativa in termini qualitativi. Avremo più tempo per dedicarci alla riflessione, alla interpretazione di tutte le informazioni che nell'ambito del sistema si trovano.
Un progetto gestionale così articolato avrà sicuramente un notevole impatto. Coltiviamo la speranza che possa essere utilizzato non solo da questo assessorato, ma anche dagli altri assessorati.